Devo abbassare anche. Qui? No. È partito, eh? Ah, è partito? Sì. È partito? Sì. È fantastico. Te lo difendo proprio, ce l'ho fatta. Sai quando ti sorprendono in flagrante? In flagrante, di reato però. Allora, buonasera a tutti i miei amici follower nelle pagine Bologna in un click, che vi saluto caldamente, e anche i lettori del 7, che forse sono quelli più implicati, no, nella serata. E allora, sapete tutti che io di solito leggo qualcosa all'inizio di ogni mia intervista, ma questa sera, visto che ho l'autore qui e soprattutto è anche un attore, stavolta ti tocca. Mi tocca leggere. Ti tocca leggere. Ah, allora, intanto presentati. No, no, tu parla, tu parla, e ci penso io, non ti preoccupare. Sono uno, sono uno. Sei un imperfetto. Conto per, assolutamente, io conto per uno e sono Andrea Cavalieri, saluto qui, qua, sopra, sotto, di lato, dall'alto. Sì, altamente imperfetto. Ok, quindi, e te ne fai un vanto? Ma diciamo che ci convivo. Non è che delle volte mi vanto poco, però delle altre volte dico, beh, posso anche migliorare. E quindi cerco di essere in linea con quello che poi sono io. E quindi le imperfezioni, è chiaro che mi inseguono, le mie. Certo. Qui nel libro ho inseguito anche quello di qualcun altro. Okay. E quindi è un rincorrere, è un essere anche permeati di quello che gli altri in qualche modo mi hanno rimandato a me. Poi è chiaro che certo. È molto cercato. Hai cercato, sì, infatti, proprio per il fatto che c'è molto di tuo, hai cercato di mettere tante imperfezioni nei personaggi? Sì, diciamo tante delle tue, tante dire. Delle mie, infatti potrei essere tutti quei personaggi lì. Un pezzettino di te e di loro. Dai tre gatti, Churchill, Stalin e Roosevelt, a questa signora, la Zianna. Signora settantenne, che insomma, ne ha visto un po' di tutti i colori nella sua vita, che quindi potrei essere anche assolutamente quella signora lì. Quindi questo mi piace molto, poter essere indagatore di quello che mi suscitavano anche queste vicissitudini, diciamo così. Certo, e io proprio entrando un po' nell'intro del tuo romanzo, ti volevo far leggere proprio, te l'ho sottolineato, guarda, te lo cedo, che. All'inizio proprio. Sì. Non abbiamo preparato nulla. No, lui non lo sapeva. Non sapeva nulla, chi ha? Io. Dove devo andare? Dimmi dove devo andare. Pagina 2, 3, non so. C'ho proprio l'inizio. Sì. Vedi, io scusami, sottolineo, però. A intro? È proprio l'intro. Ah, ok. Ah, allora, questo intro, diciamo che sono. Ci sono. Lo spiego un attimo prima di lei, perché ci sono molto affezionato, perché io ho scritto questo libro partendo da questo clima che c'era. È un clima a Bologna, visto che il libro parla di tre città, Bologna, Roma e San Francisco, e qui è la Bologna, sono giocato in casa, è la mia città, esatto. Ed è una di quelle mattine. E quindi quell'anno l'inverno a Bologna fu particolarmente rigido. Il vento sgarbato di prima mattina solcava inesorabile la faccia, come la prua di una nave rompighiaccio nel circolo polare artico. Febbraio era diventato di colpo il mese più lungo, pareva interminabile. La neve incessante degli ultimi due giorni aveva cancellato i confini delle cose. I marciapiedi erano spariti. Gli alberi, sguarniti di foglie, languivano nei rami e nei tronchi, sofferenti e indifesi. Le case sembravano più basse, sprofondate in tutto quel vento. I passanti per strada si muovevano circospetti al rallentatore, in bilico sui loro passi, come penosi equilibristi circensi. Tuttavia, camminare in mezzo all'unica carreggiata stradale rimasta consentiva un grande senso di libertà, quasi che fosse il miglior gesto rivoluzionario da compiersi, un privilegio riservato solo a pochi eletti. Grazie intanto, perché letto divinamente, decisamente molto meglio di me, che non lo faccio di mestiere.
voglio subito chiedere questa cosa. Ho trovato che Bologna è l'unico argomento che non ha imperfezioni nel tuo libro. Sì, è vero, perché hai colto nel segno, devo dire, perché per me è là, insomma, il luogo dove non solo vivo, ma che mi suscita un benessere. Non a caso legge, insomma, no, le classifiche che fanno le città, c'è un fondamento, però adesso come città, però che li hanno tutti evidentemente, però c'è una sorta di della mia, nel mio vissuto, di una certa perfezione. Quindi questo io orgogliosamente lo non ho sottolineato le imperfezioni, ecco, ma non perché mi piaceva lasciare, è una città, è una Bologna trattata anche con grande rispetto, secondo me, perché spesso, no, critichiamo dove abitiamo, questo è rotto, brutto, è sporco, ma in realtà bisogna anche capire ciò che si ha e ciò dove si vive, perché non tutti siamo e sono così fortunati da vivere in luoghi come io reputo la mia città. Quindi poi qua ne racconto altre due, allo stesso modo, credo di aver portato Roma e San Francisco. Beh, qualche imperfezione forse San Francisco ce l'ha. Sì, San Francisco mi serviva, insomma, tra virgolette, per dare il tono proprio dell'imperfezione. Però sì, su Bologna è azzeccato, assolutamente. Certo. È una città che racconto con grande anche, diciamo, carineria, ma non per fare il ruffiano, perché come la vivi, perché come la vivo io, quindi insomma è casa tua, quindi certo, ti senti molto, molto perfetto qua. Quindi questo mi sono chiesta, leggendo il libro, se quando tu descrivi la vista verso San Luca è casa tua. No. Non hai questa fortuna? No, ce l'ho, però no, ce l'ho, però è una San Luca, è un altro punto di vista, diciamo, un punto di vista più altezza San Luca, perché San Luca è vero che, no, quando arriviamo, insomma, lo vediamo un po' dappertutto, dalla tangenziale, insomma, lo si vede, che ti senti già a casa, bolognese, questa, quando vedi San Luca siamo arrivati, è la prima cosa che ti... Invece qui mi servivo, insomma, per il racconto, una San Luca altezza in cielo, adesso, senza... però è una linea che appare, un orizzonte alto, quindi mi piaceva raccontarla e averla vista in questo tipo di situazioni. È comunque tipico per noi bolognesi, no, avere il punto di riferimento di San Luca. Per noi quando vediamo San Luca ci sentiamo a casa. Arriviamo dalla tangenziale, insomma, da dove arriviamo ci sentiamo in qualche modo accolti, fa parte appunto di quella perfezione. Quale altro posto ti accoglie? Con un santuario, insomma, no, poi ci saranno altri posti, però certo. Mi piaceva sottolinearlo, ecco, sì. Allora, vediamo un po' i personaggi, che sono tutti molto particolari, sì. Tutti estremamente imperfetti e perfetti allo stesso tempo, sì. No? Hanno sempre questa sorta di dualità. Lascerei Sergio per ultimo, anche perché quasi non lo toccherei proprio, lascerei là. Non lo chiamerei neanche Sergio. Infatti inizialmente dici lui, lo chiami a un certo punto, qui, della... sì, lo lasciamo un certo mistero. Punto, no, ma magari dopo possiamo dire qualcosa che va detto, perché adesso l'hai già tirato fuori, quindi qualcosa dovremmo dire. Però lasciamo poco. Molto poco. Tornando ai personaggi che sono, è vero, imperfetti, perfetti, allo stesso modo, però rappresentano 5 decadi di età diverse. I 30, sì. I 40, i 50, i 60 e i 70. Allora lì dentro, che sono, posso essere tutte le 5 decadi, mi avvicino verso le ultime, però lì è un giro che tutti noi... prima o poi compiamo, quindi soprattutto dai 30, perché considero prima, tutto quello che... però identificare un personaggio per ogni decade mi piaceva. Certo. Dici perché dovevi metterli dentro? Perché rappresentavano anche 5 momenti delle loro vite esatte, quei 32 o 58. Diciamo 5 che si incontrano, 5 no? Decadi che si incontrano, quindi che potrebbe essere la vita di uno solo, come potrebbe... parafrasando la mia vita, però attraverso questi 5 personaggi, uomini e donne, e anche 3 gatti. Esatto, è vero, non tralasciamo i 3 gatti. E anche i 3 gatti, che hanno un significato
diciamo, più io voglio dire a mio azzardo anche un po' più profondo di quello che in realtà poi non si leggerà, ironici, stanzonati, e che però ragionano e parlano e pensano come degli umani, quindi anche questo era un aspetto che mi piaceva raccontare. Però per le decadi sì, quindi in queste cinque decadi dentro un po' ci siamo tutti, quindi chi può identificarsi nei 30, nei 60, nei 60 c'è Elvis Colasanti, che vabbè, adesso non voglio tirarti. No. Guarda, è il mio personaggio preferito, ma vedi tu. Anzi, sinceramente, guarda, te lo anticipo adesso, sì. Mi piacerebbe avere un seguito su Elvis. Ecco, allora, io già rispondo ai ragazzi di prima. Perché io, allora, sono sempre molto... Questo mi viene detto già, ma vorrei, già nei libri precedenti, ma quando è che racconti? Io non voglio deluderti, però magari Elvis, non racconto di Elvis direttamente nei prossimi, non sappiamo se scriverò ancora libri, non lo so, però perché mi piace che così, una volta dati via, loro vivano la loro vita e magari potranno fare qualche cameo, adesso dice così, parlando di cinema, qualche cameo dentro qualche altra cosa, perché non mi piace, cioè non mi sento io, non dico in grado, però tornare lì, cioè se dovessi riscrivere di Elvis mi piacerebbe romanticamente potremmo continuare a scrivere noi di Elvis, esatto, sì, assolutamente il lettore può pensare quello che vuole, dove sarà adesso magari non ci pensa neanche, però mi piace più così che dover io ridirti che cosa fa Elvis, che palle, no? Nel senso buono, cioè, certo. cioè può non interessarti più, perché magari l'idea che tu ti sei fatta non coincide con che ci potresti rimanere male, si può rimanere male, ma come? Io pensavo... Il secondo delude, perché magari aspettavi qualcosa. Ed è anche per dare la prorompenza del racconto, quando è stato definito questo libro da Bagnoli, che è il direttore di Pendragon, che l'ha pubblicato e che ringrazio, un libro potente, quindi questo aggettivo ha una sua efficacia nell'essere potente, perché vuol dire che qualcosa lascia, e quindi tornare lì e rischio di depotenziare, rischio di, se tornassi lì, non ci tornerò, allora mi piacerà magari dire tra quattro libri o tre libri o il prossimo, magari a Scuola Santi è un vicino di casa di un personaggio, quindi è stato un vicino di casa di uno che ha abitato, che ne so, a Bologna, lui è di Livorno, quindi... però mi piaceva mi piaceva e mi piace lasciare anche molto a facoltà al lettore di fare tutte le sue elucubrazioni, tentativi, questo qui, questo là, e anche diciamo sui finali dei libri scorsi, ma questo me lo sono portato come esperienza, era lasciare sempre una chiave di interpretazione al lettore. Perché questo? Perché si crea anche in chi non ti conosce, ma chi legge, si crea un legame, si crea un film che piaccia o non piaccia, ma c'è. Quindi questo è una tentativa, soprattutto adesso che cerco di scrivere con un po' più di responsabilità, anche se mi fa paura vederlo. Perché mi prendo molto sul serio, anche se in realtà ho cominciato a farlo, diciamo che da un certo momento a voi, che è quello che ha visto e ha letto la mia amica Alicia, è la del poeta di San Vitale 56, dove c'è una Bologna straordinaria, è perfettissima quella Bologna lì, e da lì in poi io ho avuto molto riguardo per ciò che non solo scrivevo, ma anche per lasciare nel lettore una traccia che lui potesse in qualche modo rielaborare, metabolizzare e far prendere un'altra direzione agli stessi personaggi che aveva pensato. Una cosa che mi ha colpito molto e inizialmente è venuto tramite il personaggio Elvis, sì, è com'è la visione dal suo punto di vista di se stesso e come invece viene visto dagli altri, tipo Elvis che si guarda allo specchio e vede un lui invecchiato, appunto, perché ha 60 anni, non scopriamo nulla, l'hai già detto, e invece gli altri lo vedono ancora un vie ragazzo, no? Sì, lui è vero. Vive questa immagine di se stesso sfalsata, quindi lui si vede
invecchiato, ma soprattutto si vede irrealizzato, ed è questa la grande imperfezione che lui ha. Ne svegliamo una su tutte. Lui ha un'imperfezione di non aver combinato nulla nella sua vita, quindi questo non essere realizzato ha fatto sì che lui fosse totalmente sfalsato sull'immagine che in realtà gli altri vedono. Grande, come dici tu, giovane, anche se ha 60 anni, appena compiuto il compleanno nel libro, c'è il compleanno nel libro, e però questa cosa qua, lui guarda caso il giorno che ne compie 60, capisce che ok, adesso però non scherziamo più, cioè bisogna che lui, attraverso quello che gli capiterà, dovrà rielaborare e ricodificare tutta la sua vita, quella che gli rimane. Poi. C'è da dire che è anche un personaggio che arriva, diciamo, nel libro già maturato, anzi, certo, quasi un uomo da un certo punto di vista saggio, cioè proprio la saggezza di chi ne ha viste di cotte crude e chi ne ha fatte di cotte. Sì, lui arriva, diciamo, provato a tutti i tipi di esperienza, e avendole fallite quasi tutte, queste esperienze, si sente in grado di poter non giudicare gli altri che ce l'hanno fatta, ma è molto attento a quello che in realtà gli altri gli possono ancora insegnare. E sì, questo è nel suo essere scanzonato, nel suo essere, insomma, lui è un musicista perduto, è uno che voleva suonare e suonare in un complesso rock quando era giovane, voleva fare della musica, ma non c'è riuscito, perché ha dilapidato tutto il gioco, ha avuto vicissitudini, alcol, insomma le ha provate tutte, e appunto fallendo, e quindi è in grado però di capire la sua sconfitta, quindi questo lo mette in una condizione di poter riemergere da questa sconfitta qua, e quindi attraverso quello che farà, il percorso che farà, è, come dici tu, è forse il personaggio che in qualche modo riesce meglio, diciamo così, sì, malgrado abbia parte da uno svantaggio che è dato da quello che hai detto tu, da una vita già in qualche modo che appare fatta, appare finita da un certo punto di vista, ma che invece riparte. Quindi questo è anche di buon auspicio a chi si trova in quei 60 lì e dice ok, adesso la mia vita che magari va in pensione, ma uno si può identificare in un personaggio così, e che invece c'è speranza anche proprio e soprattutto in persone di quel tipo lì. Certo, e io ho sempre pensato che i più grandi saggi sono proprio coloro che hanno provato di tutto, quindi anche le cose più difficili, più becere, no? Che hanno sbagliato tanto, e quello ti dà la possibilità di capire dov'è il giusto. Assolutamente. Lui, infatti, diciamo, ha dei momenti dove dice delle cose che prendono proprio, dice caspita, perché si mette molto in gioco, non ha più nulla da perdere, soprattutto quando non si ha così nulla da perdere, si è più vivi, si è più veri e si è più attenti, appunto, come ho detto prima, a ciò che ti sta intorno, e puoi imparare anche da chi apparentemente ti può soltanto giudicare. Lui non giudica nessuno, ma assorbe e capisce quello che gli sta succedendo intorno, migliorandolo. È una chiave, parlando di imperfezioni, per me era molto interessante indagare questo tipo di imperfezione che può portare a qualcos'altro, e lui rappresenta l'imperfezione, cioè non combina nulla, quindi persona più imperfetta. Poi imperfezioni, anche lì sono sulla parola, si potrebbe disquisire, ma magari non parliamo di dopo. Certo. No, è facile. No, ti volevo chiedere, perché è interessante questa cosa, secondo te, te la chiedo proprio a te, certo, l'imperfezione è anche data dalle aspettative? Sicuramente, perché non aver raggiunto come lui ha, no? Voleva essere un cantante, voleva, e aveva questo complesso rock, ma fallisce, e l'aspettativa è chiaro che ti cade il mondo, no? Però devi avere non solo un piano B, ma devi avere dentro di te le risorse per provare a dare una chiave di volta a tutto il resto che ti rimane o comunque nel percorso della tua vita. Lui lo fa clamorosamente, lo fa attraverso, diciamo, magari questo lo indaghiamo, lo fa attraverso questo viaggio che lui fa a San Francisco, quindi da lì comincia
un'altra rinascita, diciamo, di Elvis Colasanti. Quindi questo mi piaceva anche questo raccontare in maniera molto, molto vivace. Ci sono degli aggettivi, però ci sta, secondo me, certo. Sta vivace perché è un uomo comunque spiritoso, alla mano, è scanzonato, ironico, potrebbe essere anche molto superficiale un primo così approccio, ma in realtà no, in realtà dentro di sé ha delle determinate caratteristiche anche di profondità, come ho detto prima, che lo rendono speciale. Che possiamo usare questa parola senza, certo, senza... sicuramente diventa speciale per la persona che poi va a trovare a San Francisco, no? E lì riscopre anche un pezzo di sé, assolutamente, no? Attraverso questo, quelle aspettative infrante che, esatto, dicevamo prima, lì hanno un compimento, certo. Quindi trova un altro tipo di, insomma, risponde a un altro tipo di aspettativa ed è lì, risponde presente, mentre prima era sempre stata assente. Ti chiedo questo, sì. Nel libro viene fuori anche l'aspetto dello scrittore, chiaramente non dico in che senso, certo. Ma la scrittura è proprio quel mezzo che in qualche modo salva la vita di una persona, bravo, no? E allora ti chiedo quanto nella vita tua, nella vita nostra, scrivere può fare la differenza. Assolutamente, lo... assolutamente. Infatti prima ne parlavo con quel ragazzo lì, che scrive per me almeno significa rispondere a veramente un impulso, e quindi la scrittura è un impulso, è qualcosa che devo, non viene così, adesso scrivo e... Questo, quindi non scrivi a comando. Non scrivo a comando, non è. Poi lo diciamo anche questo con un po' di esperienza, modulato a una sorta di esercizio alla scrittura, ma la prima cosa che è un impulso, è reagire a un impulso, a uno stimolo che viene dentro di me. E quindi la scrittura è la base per me di tutto quello che io, piccolo o grande, faccio, che sia il teatro, che sia scrivere libri, o che sia anche parlare con le persone, perché alla base, secondo me, c'è quel tipo di approccio di teoria con la scrittura. Quindi lo scrivere è molto salvifico, non solo perché puoi raccontare anche quello che ti succede, ma anche cose che non ti riguardano, ma che in qualche modo le senti vicine. Cose anche che puoi fare tue, cose che puoi conoscere e imparare mentre le scrivi. Quindi per me adesso diciamo, il percorso che ho preso io è scrivere di cose che non conosco. Certo. Ma quello è un esercizio, insomma, se di un esercizio si può parlare, di trovarne una chiave di volta, perché questo mi spinge a conoscere, a studiare, a imparare, ad ascoltare, e mi fa stare nella scrittura presente. In questo mi piace molto, e quindi lo scrivere è reagire a tutto questo. Certo. È didattico anche, no? Sì, è anche chiaro, vabbè, sicuramente buttare fuori sensazioni, idee, ma soprattutto l'ho sempre pensato, se ripenso ai vari personaggi che mi sono inventato, che comunque sono personaggi ok, attinti da, no, cose che ho visto, sentito, ma anche i nomi, insomma è un popolo che mi ha seguito, di gente fantasiosa, che però aveva qualcosa da raccontare, in qualche modo poi io sono stato uno strumento, come ho fatto anche questo libro qua. Qui la cosa bella, una delle cose belle di questo libro è che da un certo punto in poi, insomma, così magico, non so, i personaggi sono stati in grado di proseguire loro, quindi raccontare a me, quindi si sono un po' invertite le parti, essendo io li avevo creati, di rispondere a me e di dirmi adesso ti raccontiamo come siamo andati a finire. E questo è anche stato un così piccolo shock, nel senso di essere coinvolto in questa maniera proprio da quell'impulso lì, quindi perché si alimentava, perché ero lì dentro in maniera completa. Quindi questo anche mi piace molto, non riesco a ricreare, cioè se lo volessi viene anche così, anche quello che è la mia personalissima esperienza, diciamo che mi è difficile, se non reagisco a un impulso così, diciamo, scrivere non solo qualcosa di sensato, ma che abbia per me un valore da potermici dedicare, ad entrare lì dentro. Questo per me fa la differenza, per me. Se c'è chi riesce ovviamente a
più magari metodico, non so, non riuscirei a farlo. Quindi per me è proprio reagire a quello stimolo lì. Ti capita che i personaggi oggi ti tornano a trovare? Ah, sicuro, sicuro. Io penso, è bella questa domanda, perché penso spesso a loro, che cosa potrebbero raccontarmi adesso. Sono passati ormai quasi 2 anni, diciamo, dalla primissima idea, per la verità 4, da quando ho fatto davvero un viaggio a San Francisco e sono davvero andato lì, in un'altra parte, ma ero lì comunque. E quindi però ancora adesso qualche cosa la vorrei sapere anch'io, ecco, questo sì, su questo ho una curiosità, ho varie curiosità e me l'immagino, ecco, perché sono anche un lettore, quindi magari uno, Elvis, può essere qua, gli altri possono essere da un'altra parte, non lo so. Quindi questo mi piaceva molto, sì, indagarlo e raccontarlo. Certo. Veniamo alla più... spinosa, no? Ma sì, dai, in effetti sì, da un certo sì. Punto di vista spinosa. Sai dov'è lo spinoso? Sì. È che era troppo perfetta. Ma sì, tu dici quel personaggio lì, era troppo perfetto. Ma sì, mannaggia, lo sai, mannaggia. Che ero lì che dicevo, adesso me la devi fare. Ma perché poi mi arriva di fianco. Succede, no? Nella vita che dici, cavolo, no? Che persona, che... E poi in realtà, non so, insomma, tutti abbiamo le nostre... Non sono imperfezioni, ma debolezze, vizi. Debolezze, vizi. E nascondiamo anche il sotto al tappeto, nascondiamo. Nascondiamo anche della polvere, spesso. Quindi, ciao. Ciao. Grazie mille. Grazie a voi, davvero. Fuoco e Giambo. Che belli, fantastici. Scusate. Ciao, grazie. A presto. Sì, sotto la polvere, insomma, sotto questi tappeti, lì è un tappetone. Bello. È un tappetone, adesso tu magari ti chiacchi racconti su. Vabbè, però è un tappetone perché mi piace, mi ci voleva raccontare un personaggio che fosse all'apparenza il contrario di tutti quegli altri, che si capiva già che sì, erano un po' sciagurati, questo non va bene, quest'altro è sbagliato, quello là. E raccontare invece un personaggio che all'apparenza era impeccabile. Anzi, che... un quasi punto di riferimento. Certo, vabbè, ti identifichi perché dici no, io sono questa persona qua, brava, buona, disponibile, certo, sì. Amante, che aiuta, che fa... E poi... Crack! E poi track, infatti, devo dire che non avevo l'idea io, sinceramente, non avevo l'idea di un personaggio, cioè quando mi è nato così, volevo proprio seguire quella, diciamo, linea, dico anche quell'etichetta, sì, che confezionava il personaggio irreprensibile e al di sopra delle parti, sì, per dare proprio una... Guardate che poi c'è, ci sono persone che sono rispettabili, che sono, non è tutto brutto, non è tutto rotto, non è, però non ce l'ho fatta. Ha vinto lei e non solo mi ha travolto, mi sono trovato appunto travolto dalle sue, chiamiamole, macchinazioni, comunque elucubrazioni psicologiche anche. E quindi io ho seguito quel flusso lì, anche lì è stato preso nel vortice. Sì, e dopo lì è chiaro che ci ho anche sguazzato dove può. Hai visto che poi mi sono anche compiaciuto, che poi allora vedi che possiamo sbagliare tutti e siamo tutti un po'. Quindi non giudico, uno dei messaggi è anche. Ma non giudichiamoci sempre comunque, non diciamo sempre che l'altro, l'altra, no, hai fallito, non sei all'altezza, non sei bravo, non sei buono, perché anche noi siamo così, quindi insomma cerchiamo di vedere nell'altro invece ciò che di buono, di cose belle può fare. Allora questo è un piccolo aiuto, piccolissimo, che possiamo darci per migliorarci, perché no? Senza fare, insomma, i massimi filosofi o sistemi che non sono in grado, però questa è un'altra chiave di interpretazione del libro che mi ha, da un certo punto in poi, mi è tornata, e lì dopo ci ho navigato felice di spaziare, trovando anche le coordinate giuste per spiazzare il lettore, che questo è, insomma, io
sono stato contento dopo di chi l'ha letto, mi ha detto, oh cavolo, fino qua, ok, dopo però sono rimasto. Beh, io ho colto nel segno, se uno mi dice che sì, sono felice, perché se io ti faccio leggere un libro dove va tutto bene, cioè perché lo leggo, uno perché lo scrivo e non voglio, ma se va tutto bene, tutto bello, tutto... Tu che scuffi a pagina 9, lo prendi e lo scrivi, non succede niente qua, c'è cioè, il mondo delle favole. E allora chi non mi ha, è il caso di questo chi mi ha romanzo. Detto così, sono stato molto contento. E per il mio percorso, che era, dico, la prima volta che cioè avevo cominciato, però era la prima volta che indagavo anche terreni dove io non conoscevo prettamente la materia. Questo anche mi ha fatto capire e mi ha insegnato che dovevo essere attento a non solo ciò che scrivevo, ma anche a che messaggio volevo poi alla fine lanciare. Questo è stato un'altra bella esperienza per me. Certo, perché questo fa parte del discorso che dicevi, responsabilità. Certo, mi prendo la responsabilità. Sì, mi prendo la responsabilità di ciò che scrivo, mi prendo la responsabilità di ciò che dico e anche dei personaggi che invento. Che poi però inventare, no, si presta anche qua tante. Io dico sempre personaggi che mi abitano, perché in qualche modo anche se io non li conosco, in realtà li conosco, perché posso conoscerti anche da, no, per dire, la persona in realtà è già qualcosa da insegnarmi, da farmi capire, da farmi vedere, e quindi io mi faccio abitare da questi personaggi qua. L'altra cosa che concludo questa parte dicendo che negli altri libri precedenti sono un po' accomunati, per la verità, in quattro, da terreni dove io insomma ero giocato più facilmente, conoscevo, maneggiavo. Qui no, qui comincio a non maneggiare più io, ecco perché quei personaggi dicono guarda che è andato così, guarda che io ho fatto così, guarda che forse succederà questo. Quello è bello, il bello per me, ma è stato più bello per chi l'ha letto. Vuol dire che mi sono trovato immerso in un piccolo mondo vero, verosimile, e dove in tutti i giri che mi hai fatto fare mi ci sono ritrovato. Quello che tu dici mi fa venire in mente il qui e ora. Sì, ah sì. Perché è esattamente questo il concetto. Bravo. Cioè non c'è niente di è costituito, ma vivo il qui ed ora. Sì, perché per il modo che ho io di scriverli non avrei potuto, no, fare le tracce, le trame, i personaggi. Qui sono partito da due parole. Uno dice imperfezione e libertà. Raccontiamo perché. L'imperfezione sì, ma la libertà direi no. Non la racconto la libertà? No, non so, oddio, scusa. No, diciamo... Non so in che senso tu vuoi raccontare, perdono. Ma io dico sono... No. Ritiro la... siamo qua in amicizia. Certo. E in grande... No, libertà perché? Perché se vuoi sveglio questo non è... Vedi tu. Lo racconto anche, insomma... Perché questo? Perché quando materialmente sono andato a San Francisco e davvero sono andato nel carcere di Alcatraz, lì una domanda me la sono fatta sulla libertà che puoi perdere se sei in un posto così. Libertà perduta, quindi è una libertà perduta. Quindi tutti i personaggi hanno una libertà perduta. Voi perché si trovano in situazioni di cattività, voi perché hanno fallito la loro vita, voi perché hanno una vita talmente perfetta da non essere liberi di fare, chi invece... E quindi sono già accomunati, e tutti sono imperfetti e non liberi. Anche i tre gatti sono non loro liberi. Loro sono i meno liberi di tutti. Più controllati, più segregati. Bravissimo. E quindi questa mancanza di... Io mi sono portato a casa queste due parole, imperfezione e libertà. Libertà perduta, certo. Come fare per riconquistare una libertà, non solo per evadere da una cella ideale, ma anche per essere se stessi. E sono in quelle cinque decadi lì. Quindi anche lì è una libertà da riconquistare, è una libertà di poter dire, è una libertà di poter amare, è una libertà di poter esprimersi. Quindi sono tutte libertà che i personaggi
cercano animatamente di riconquistare. Certo. Questo anche mi è piaciuto, perché sono partito veramente da quelle due parole lì, e quindi questo mi ha... E forse c'è anche da dire che i più imperfetti in qualche modo la loro strada di libertà l'hanno trovata. Idem anche Bravo. Samantha. Anche Samantha. Anche Samantha, che è un altro personaggio... Personaggino. Un personaggino non da poco. Perché noi però possiamo dire che Elvis Colasanti è il padre di questa ragazza. Lo possiamo dire, sì. Ah, lo sai tu, il libro è tuo. Lui è il padre di questa ragazza, si chiama Ellie, Elisabetta, e che la mamma si chiama Samantha, però è una famiglia disgregata per poco, perché papà e mamma hanno già divorziato da molti anni, appunto Elvis e da Samantha, e la ragazza, udite, è in prigione al carcere di San Quintino a San Francisco, caro tenente. E questa cosa qui a mamma non può andare più, non solo perché la figlia è reclusa e pende su di lei una condanna pesantissima, non diciamo ovviamente cosa ha fatto, però ha una, già, è stata già condannata a 30 anni di reclusione, della libertà pubblica, e mamma non è contenta, perché nel frattempo che mamma ha cominciato a fare la cameriera in piccole vettole di quarto ordine, no? E via via però ha scalato un po' tutte le classifiche, le vette in quel mondo lì, e si ritrova a gestire, a scrivere libri, a gestire un canale televisivo tematico sulla cucina. Che è un po' la sua libertà. Che si è trovata la sua libertà, però ha perso la libertà, è minacciata questa libertà proprio dal dire che ha una figlia che è versa in quelle condizioni lì. Quindi se ne guarda bene da dire che ha una figlia più giovane. Quindi è un personaggio estremamente, anche lei si può dire, dico, enigmatico per un certo verso, perché viene anche in Silvia. Non sta benissimo di salute, insomma ha tante problematiche, e però la sua libertà che si è guadagnata, si è costruita, cozza con la libertà persa dalla figlia, quindi qui sono le libertà tipiche completamente. Insomma, anche questo è un altro chiaro, chiudere la famiglia, la famiglia completamente esplosa, completamente spazzata via, si può dire. Però questo padre che ha fallito tutto, che non si sente adeguato a fare nulla, decolla e va a San Francisco. La figlia è già, uscirà in permesso, avrà un permesso di 48 ore. Che si incontreranno dopo 5 anni, qualcosa si dirà, qualcosa verrà fuori, tante cose molto interessanti, sì. Qualcosa molto interessante. Ti fermo perché sennò mi racconti. No, c'è dell'altro. La musica, che è un po' eccitata di qua di là, ma io c'è una canzone non citata, ma negli eventi citata, non la dirò mai perché svelo. Te lo dirò dopo, è un altro posto di dire qui. Pensavo cogliesse, invece lei no. Ma brava, Michele, anche tu. Infatti, facciano quello che vogliono. Diciamo che c'è una canzone dedicata a un evento che è simile all'evento scritto qui, ma che tu non citi. Allora, per questo ho pensato, dopo te
allora, però non lo posso dire perché no, svela cioè, proprio. Vediamo tutto, no, però è interessantissima questa cosa. Cioè, adesso bello. Non mi molla finché non glielo no, dico. No, infatti, sì. Beh, adesso sei in ostaggio. No, sono beh, in ostaggio. Molto bello. Dopo che lo dico. Bello. Non pensavo, dico, no, caspita, no, no, meraviglioso. Ci ho fatto anche una storia, dico, la raccolta. No. Invece no, non raccolto. Va bene. Ma io sai che sono anche tu, in un mondo mio. È un mondo tutto tuo. Se sono un mondo mio, non mi accorgo. Senti, qui diventerà... andrà a teatro già, okay. Ed è già andato a teatro e ci tornerà esatto e, insomma qui è un'altra avventura, è un'altra avventura perché questo libro qua ci ha portato, era nato appunto come libro, poi le prime presentazioni sono diventate delle esibizioni letterarie e cosa facevi? Insieme a Valentina Gaggi, che non è qua stasera, ma che saluto da qualche parte del globo, certo. E Matteo Sansossa al pianoforte, sì. Abbiamo creato e riscritto un copione strada facendo. Cosa vuol dire? Che dalle prime diciamo estrapolazioni per poter recitare alcune parti, alcune rappresentative del libro, interpretando Elvis, sì. Valentina interpretando Eli, quindi due dei cinque personaggi, abbiamo visto che non solo funzionava ma che ci piaceva e che ci piaceva indagare in maniera teatrabile qualcos'altro che poi abbiamo visto nel libro alla fine non c'era più, ma chi se ne frega, nel senso che insomma, quando dici liberamente tratto da, qui è diventato molto liberamente tratto da, ma questo non toglie, non aggiunge, diciamo che ha una vita propria, parallela, ma in maniera molto dinamica, molto originale, e viene scritto appositamente poi alla fine un copione, quindi l'esibizione letteraria è diventata uno spettacolo teatrale vero e proprio, e abbiamo portato già in giro nei teatri, l'ultimo 15 giorni fa, al Teatro Comunale di San Giovanni di Siceto, con grande emozione. Perché sul palcoscenico rendere poi queste pagine modificate ovviamente e rese teatrabili dalle nostre scritture ha fatto sì che acquistasse la storia anche lì desiderosi di essere ancora lì, sempre più lì dentro nel raccontare. Quindi è un ulteriore, io per la verità era un esperimento che avevo già fatto con un altro mio libro e che era cara Lucia Licia, scusa, conosce, che appunto questa via Sanitale 56, la del poeta, dove è scritto con Silvia Quilini e che abbiamo, io poi, perché lei fece altro, diciamo, però portato a teatro e scritto la commedia tratta da quel libro lì. Quindi per me fu quello, diciamo, un exploit mio personalissimo, dove cimentarmi con una scrittura fosse tratta dal mio libro, scritto ovviamente con Silvia Quilini, ma che però scrivessi completamente ex novo un copione teatrale e rendere anche quella regia e allestirlo e metterlo in scena. Certo. È stata veramente un'esperienza non solo educativa, tecnicamente edificante, moralmente, insomma un'esperienza, un'avventura di vita meravigliosa e che mi ha poi insegnato a poter indagare anche quel terreno del teatro lì. Certo. E questo mi ha permesso poi in questo già, diciamo, con quell'esperienza là, essere in grado, insomma, ovviamente a Valentina e a Matteo, di proporre su questo libro uno spettacolo teatrale che gli effetti molto, molto coinvolgente. Certo, qual è la differenza di scrivere per il teatro e scrivere diciamo che romanzo. Se scrivi un romanzo, un racconto, diciamo, le parole che utilizzi sono... cioè, deve creare delle immagini, cioè io scrivi per creare qualcosa che il lettore può poi modificare, aggiungere, però che può vedere, questo per me. Nel teatro lo devi far succedere, cioè okay che io ti faccio, no? Che ti spiego Elvis, però a teatro ti devo far vedere Elvis, ti devo far vedere non solo lui in carne ed ossa, ma come parla, come si muove, come reagisce, come che faccia usa. Quindi
prende dimensione, bravi. Esce da, è veramente l'esibizione letteraria, che era una via di mezzo, per così dire, tra l'aver scritto il libro e il pensare poi che potesse diventare uno spettacolo teatrale, faceva già tirare fuori dalle pagine due dei cinque personaggi, però già li faceva uscire perché erano in carne ed ossa, quindi lì già è stato un primo impatto, e quindi devo rendere ciò che non c'è, te lo devo far vedere in presa diretta, succede lì, succede esattamente lì, quindi tutto quello che succede, quel cui ora che hai detto lì, succede là, su un palco, e quello è un'altra bella emozione, di quello poter raccontare, non solo perché viene da un libro tuo, ma anche perché poi può essere preso, estrapolato, e riassemblato, rimodificato e ridato una nuova veste per appositamente quello che stai vedendo. Quindi adesso, ad oggi, la parte teatrale, quindi lo spettacolo e il libro viaggiano, diciamo, non ci interessa più, perché mentre l'esibizione letteraria attingeva dei due personaggi, adesso al punto che siamo, i due personaggi, Elvis e Ellie, possono raccontarti qualsiasi cosa e funziona. Questo anche ci piace molto, perché ok, la storia, quindi non siamo costretti, no? Certo. Io e Valentina nell'andare ancora ad aggiungere, perché dico, non può durare ovviamente 10 ore, però possiamo indagare altri stati d'animo, altre situazioni, altri racconti che nel libro ovviamente non ci sono, e quindi chi ha letto il libro può vedere tranquillamente, cioè una cosa non sconfessa l'altra, e quindi uno non è che se non ha letto il libro si perde lo spettacolo, no, può fare entrambi, o può anche solo vedere lo spettacolo e ha comunque un quadro di quei due libri. Questo anche ci piace, perché diciamo, quando si fanno delle scritture tratte da dei libri, come poi succede nei film, certo, il film, vai a guardare un film, poi hai letto il libro, è chiaro che il libro è molto più esplicativo, espone, spiega, indaga i personaggi, e il film magari rimane deluso perché diceva, vabbè, io mi aspettavo, ma quello aveva una faccia, io volevo che lei fosse, volevo che, e rimane deluso. In realtà quello, l'operazione che abbiamo fatto noi, e non a caso io faccio Elvis con Santi, mi sono invecchiato di cuore, perché insomma, sono a ridosso di quella decade lì, benvenuti, però mi sono trovato straordinariamente bene, ma non perché conoscessi il personaggio, perché potevamo ampliarlo a nostra volontà su quello che siamo noi. Questa è stata un'altra grande differenza, perché ci potevamo mettere una mimica, una faccia, un'ironia, un sorriso, un'arrabbiatura che esula dal libro, ma che è stata creata ad arte apposta per fartelo vedere su un palco. Questa è secondo me la vera differenza. Quindi le esperienze che mi sono portato dietro teatralmente mi ha permesso poi di, ovviamente d'accordo insieme alla regia di Valentina, di essere su quel palco lì, in quel momento lì. Sì. Tanta roba, adesso dico, non aggiungo tanta roba. Guarda, per concludere, visto che tu sei un amante del cinema, ti chiedo chi potrebbe essere nel cinema Elvis? Ah, beh, Elvis. A parte te, voglio dire. Solo io lo posso fare. Allora Elvis sei tu. Non lo voglio dire con presunzione, ovviamente ci sono, però diciamo l'Elvis che ovviamente ha delle cose mie, come ripeto, se ce l'hanno i tre gatti, a maggior ragione ce l'ha Elvis, adesso un nome per dirti un nome, ma non perché non voglio dirti un nome di un attore, perché, ah no, ma quella faccia, allora dico io stesso, non con presunzione, ma perché posso ancora indagare me stesso. Allora, se faccio vedere quell'Elvis Colasanti che non c'è più nel libro, ma che posso già essere diventata ancora più io, posso portare anche nell'ipotetico film, che non si farà mai, non lo so, però posso aggiungere. Con la mente possiamo fare quello che vogliamo. Però posso aggiungere ancora al personaggio proprio quella sfumatura che io sono in grado di dare, perché vengo da lì, perché sono stato lì dentro, e quindi sono quello che ha fatto quel viaggio lì, e quindi è quello che è meglio. Poi ovviamente sono attori che farebbero meglio sicuramente,
se, però mi piacerebbe quello, se, certo, se fosse. E Belli? Vale anche per lei, perché è la Lely che diciamo è diventata Valentina, ha fatto anche lei forse ancora di più di me, perché lei, Valentina, non conosceva il personaggio, cioè l'ha letto, l'ha vissuto, l'ha interpretato, poi l'ha fatto suo, poi è diventata lei, quella Eli lì, un'altra, diciamo un'altra Eli, nel senso che è riuscita a fare un'opera, secondo me, meravigliosa, di non solo di entrarci con grande diciamo presenza, ma addirittura di poter appunto ampliare quel personaggio prendendo un'altra piega, proprio perché è lei, Valentina, certo. E questo ha fatto un'opera ulteriore, ecco perché dico, certo. Insomma, questi due cozzano, insomma, hanno un senso una volta che li vedi, proprio perché vengono da molta verità, sì, nell'immaginazione dei due personaggi, però vengono da molta verità, questa verità, secondo me, rappresentata sul palco è credibile. Questo è un altro bel esercizio, perché adesso si tende sempre a fare, insomma, no? Vedi una cosa teatrale, poi ci sono bellissimi spettacoli, però capisci dove c'è la, diciamo, la recitazione di un copione. Non so, qui qualche domanda, cioè dice che c'è un copione, però i due hanno una verità. Che riusciamo, dico incredibilmente, perché non so, siamo affettati, ci conosciamo, se è davvero questa operazione è stata, che è successa, fatta proprio per creare questo tipo di emozione. Quindi questo il pubblico lo vede, lo sottolinea, perché dopo ci dicono, ma caro, però qua siete arrivati, no, fate la litigata, che siete, cioè, e tutto ci carica, quindi tutto ci dice, ok, siamo sulla strada giusta. Qualcuno ha qualche domanda? Sì, domande le più. Vai. Licia. Dopo ripeti al microfono. Ok, sì. Dici. Vai. Pure la domanda. Cos'è per te la libertà? Cos'è per te la libertà? Scusate, ripeto, bello, semplicemente bello, per me la libertà è sono varie libertà. Innanzitutto, senza dire la pace, la libertà di esprimersi, di essere se stessi. E il libro parla appunto di quella libertà a 360 gradi, da quella di amare a quella di essere, di capire gli altri e soprattutto di cercare liberi di esprimersi. Per me questa è un po' la chiave mia, personalissima, una libertà intesa non perché faccio questo, mi piace quello, faccio quello, ma di essere rispettosi anche, non solo della libertà altrui, ma della mia libertà. Quindi questo è questa parola, che sembra la parola magica, tutti vogliamo essere liberi, siamo liberi. Bisogna fare molta attenzione, secondo me, nel maneggiarla e di essere anche spendibili e credibili per essere sinceri. Quindi la libertà di essere in linea con quello che si è dentro, senza tanti filtri, atteggiamenti, sono qui, sono là, sono un fenomeno, e di essere invece sul pezzo, insomma, essere concentrati e capire che abbiamo dei grandi doni, e quindi cercare di non essere, di capire anche di apprezzare ciò che siamo, che spesso non siamo all'altezza, ma la libertà anche di essere non solo sbagliati, ma anche di sentirci in linea con quello che siamo, siamo noi. Tu ti senti libero? Io diciamo che mi sento libero e potrei esserlo ancora di più. Questo anche va detto, perché tutti aspiriamo a migliorarci e a migliorare le nostre libertà. Io ripeto, se portano anche qua con quelli che invece non ci vogliono liberi. E quindi essere anche, diciamo, disposti a crederci, anche quando tutto sembra, come nel libro, che non funzioni nulla. In realtà qualcosa ci si riserva sempre, di qualcosa di buono, anche quando pensiamo di non averlo, più. Quindi io, insomma, vado avanti. Poi sto andando
verso l'ultima decade trattata del libro. Sono in quella di Elvis Colasanti, io sono entrato tra poco, ma e mi piaceva che lui fosse questa, che lui compisse gli anni nel libro, insomma, compie gli anni 60. Perché uno compie gli anni dopo? No, li compie nel libro. Bellissimo. Era margine. No, dice ha compiuto, di solito lo scrittore dice ha compiuto 59 anni l'anno scorso, 2000. No, li compie adesso, è qui e ora, li ha compiuti lì, lo leggerete. Vorrà. Certo. Allora, insomma, insomma. Qualche altra domanda? Domande sconvenienti, ma chi sono io, no? Ne abbiamo due no, di domande. Dai. Sì, Christian. No, io vai. Più che una domanda è un paio di concetti che mi sono rimasti dentro, che apprezzo molto. La prima è, mi sembra un libro che sia un inno alla autenticità, cioè in un mondo che ci vuole un po' omologati, un po' uguali, un po' fino anche, se posso dirlo, di maschere. Questo è un po' un'esortazione a cercare un po' l'altra autenticità, che ci vuole impegno, credo, per essere autentici, perché il mondo si tira a stare un po' comodi, zona di comfort, quindi insomma, che ci illude un po' che tutto sia a posto. In realtà magari c'è qualche vocina dentro che bussa, che vuole uscire, quindi chiede insomma, di avere aria e spazio. Il primo passato mi piace molto, il secondo concetto che trovo molto vero, è che per trovare un po' la nostra perfezione, che è un concetto soggettivo per ognuno di noi, bisogna un po' sporcarsi le mani e andare nell'imperfezione, negli errori, e nel tutto modo quando avete detto che il saggio è colui che, ahimè, fa una piccola collezione di qualche sbaglio, no? Però alla fine di tanti sbagli magari uno riesce un pochino a rizzare la strada, quindi se il libro ha fortemente portato su questi concetti, credo che sia assolutamente vincente. Grazie Cristian, ma è vero. Cioè, adesso vorrei dire una cosa a Ilare, perdonami, ma no, volevo dire che mi è capitato di conoscere un attore porno che oggi è un grande saggio, quindi per dire... Beh, ci sta, anzi... No, ma assolutamente, insomma, per dire, cioè, no, uno appunto no, può pensare che quella ha vissuto e vive l'imperfezione, certo. Invece oggi è una persona, è un grande saggio. Saggio. Esatto. Infatti penso che non ci sia una strada, insomma, non è che si... Io poi, come ho detto prima, non è che domani... diciamo per cui uno ci mette il ruolo, quindi diciamo che per me l'affrontare, come hai detto tu, ma anche aggiungo stando attento adesso, quindi avere quella responsabilità che ho detto prima di dire delle cose e scriverle nel suscitare anche, no, anche un senso di libertà in qualcuno, quindi dire a che punto sono della mia vita, posso migliorarmi, posso fare qualcosa, anche essere una piccola goccia che può aiutare qualcuno a dire cavolo, no, non ci avevo mai pensato a questo, quindi perché succede a me, quindi se leggo qualcun altro o vedo uno spettacolo, un film, insomma, mi piace immergermi in quelle vite lì, diciamo che a me piace indagare la vita delle persone, quindi questo attraverso la mia, quindi questo per me è la molla, è una delle molle, poi dopo come poi la compongo, come poi la mi si rivela, dopo lo scopo strada facendo, parlando prima dello spettacolo poteva rimanere la classica, questa è un'intervista letterale, ma non per dare, però è bello anche dare delle definizioni, perché se quella era un'esibizione letteraria e possiamo ovviamente rifarla e facciamo uscire i personaggi, recito per il primo incipit che ho letto prima, fa parte in blocco della prima parte dello spettacolo e anche che era l'esibizione letteraria, ma dopo è diventato qualcos'altro, quindi andare e tornare lì dentro io posso implementare tutto questo, quindi sono grato di questo, insomma, mi sento realizzato quando riesco a creare qualcosa che io dico sempre a me stesso, prima non c'è e dopo c'è, ma quando lo vedo è la prima cosa che io chiedo a me stesso, cosa voglio vedere là sul palco, cosa voglio vedere scritto, ecco quella responsabilità, perché se io leggo qualcosa mi sento detentore non di una verità ma di qualcosa che posso trasmetterti e quindi che tu poi ne fai l'uso che vuoi. Così a teatro. A teatro è una scena, è un frame, è un frammento che esce fuori da delle pagine e che ha una vita propria. E quindi due possono scendere
davvero dal palco e andarsene e vivere fuori, là. Questo è molto bello, insomma, per me è stata una rivelazione quasi. Avevamo un'altra domanda. Sì. Mi interessa un percorso che hai affrontato per trasformare un libro in un'opera teatrale. Teatrale, sì. Mentre lo hai scritto, durante la scrittura, sì, avevi già ipotizzato il fatto di trasformarlo, oppure già lo vedevi come uno spettacolo che poteva diventare teatrale, o è stato un percorso che hai effettuato dopo l'uscita del libro? Dico assolutamente no, infatti questo è stato per me, dico assolutamente no, non sapevo tutto questo, ma non solo, non avevo gli strumenti, ancora peggio, ero messo ancora peggio, perché non avevo gli strumenti tecnici, non avendo fatto corsi, scuole di questo tipo, quindi questa è stata per me la rivelazione. Come ho fatto? Ancora non lo so, no, poi dopo l'ho saputo come ho fatto. Ho fatto che avevo una grande passione per la storia che andavo a raccontare, era per la storia che ho detto prima, via San Vitale 56, la Dea e il Poeta, ha segnato per me, non solo perché ho conosciuto Silvia Aquilini, che ringrazierò come tutti i miei incontri, diciamo, fortunati nella mia vita, che non solo mi ha insegnato letteralmente a scrivere, ma mi ha fatto capire che quella storia, appassionarmi a quella storia lì, questa è stata per me la molla che era... un'altra molla, però è bella questa domanda perché mi permette di dire questo, che non solo non avevo gli strumenti, non solo non avevo mai ancora scritto, visto che venivo da due libri, avendo scritto i primi due, qua lo devo dire per spiegarti meglio, i primi due libri erano due libri scritti insieme a Claudio Pesci, che è un famoso illustratore bolognese, che anche lui è stato un incontro per me rivelatorio di come potevo approcciare un mondo artistico che non conoscevo, e quindi sono arrivato a una scrittura in maniera molto così, dico, estemporanea, un po' anche naif, però Silvia mi ha dato la struttura dello scrivere, quindi lo scrivere quel libro lì insieme a lei mi ha dato, non pensavo al teatro, non pensavo al cinema, non pensavo a niente che non fosse altro che non compiacerla, ma darle quello che potevo dare io, che era la mia ironia, la mia leggerezza così nell'affrontare un tema come invece quello che è raccontando Bologna della Contessa Martinetti e di Ugo Foscolo, molto appassionante, cioè che era quando lei mi disse: ma tu di Ugo Foscolo cosa conosci? Boh, sepolcri, le cose, studiati queste 200 pagine, poi ne riparliamo. Ma io ero veramente a scuola, cioè ero veramente un bambino desideroso di conoscere non solo la storia, ma di imparare da lei. E così è andata. Quando però il libro è uscito, l'abbiamo autoprodotto, l'abbiamo raccontato nelle prime esperienze di presentazione, dove lei, bravissima, raccontava con diapositiva, mi cadeva la roba, i giornali, insomma, buttava a terra, ero molto maldestro, perché non facevo ridere, però sì, ok, vabbè, però insomma, di delle cose anche sensate. Lì un altro incontro fortunato, insomma, per parte la breve, quando il libro poi è uscito e l'abbiamo presentato in tutte queste presentazioni memorabili, vabbè, però vincenti per me, sono entrato in contatto con un gruppo teatrale, Oltre le Quinte, un altro incontro fortunato nella mia vita, che ha detto: ma tu che fai? Ma scrivi, mi diverto, faccio sciocchezze. Dice, perché noi siamo un po' così, dico, a corto di idee, insomma, non avresti qualcosa tu che magari noi potremmo... Aspetta un attimo, fermo lì, non ti muovere, stai lì. Mi aveva suggestionato, perché ho detto, come io ho una storia per le macchie, era quel libro lì, ma come farlo? Quando Silvia disse: tu sei pazzo, cioè Silvia, scriviamo una commedia teatrale troppo da vivere. Tu hai mai scritto una commedia teatrale? No, però non ho neanche mai scritto un libro. grande cioè, allora gli ho detto: boh Silvia, io se sei d'accordo, e ovviamente rispetterò, farò tutto quello che devo fare, e quindi lo tratterò veramente con i guai. Questa è stata un'operazione per me, mi viene ancora la pelle d'oca quando lo racconto, avevo usato i doppi guanti, no? Senza la mascherina avevo già i guanti, perché l'argomento meritava quei guanti lì. Quindi che cosa feci io? Scrissi la commedia,
ma come hai fatto? Boh, ideale, ecco perché ho detto, ho voluto vedere quello che... Questa è stata la mia mano, a foglio vuoto, non c'era niente, avevo però la parte in testa. Cosa voglio vedere io, lo spettatore? Voglio vedere sul palco e cercare di far vedere verosimilmente quello che ho visto io, essendo stato dentro quel libro lì. E così ho fatto, ho scritto i primi personaggi, ho trattato Foscolo e la Martinetti con i veri dialoghi che si scrivevano loro nell'italiano aulico dell'Ottocento. È un'operazione anche quella sconvolgente, per me, senso, non perché, però no, financo che, e quindi li facevo parlare e li ho fatti parlare rispettando il testo, perché Silvia era stata un'altra raccomandazione sua, non buttarla via questa storia, non così mandarla in cacciara. Quindi avevo anche questa, diciamo, spada di Damocle del rispetto della storia, e così è andata. Ma avevo mai fatto una regia di uno spettacolo teatrale? Men che meno, perché poi questo gruppo teatrale andava diretto, andava messo in scena, andavano fatte delle prove. Quindi autore e regista. Certo, quindi io sono riuscito a creare tutto questo sulla base di quella domanda che mi ero fatta all'inizio. Cosa vorrei vedere io di sopra, là? Allora sono proceduto per tentativi, per prove, per errori, per allestire un gruppo che fosse coeso. Dico anche di persone che si conoscevano, che avevano già fatto cose, che si sono dovute fidare di me, perché non avevo esperienza di nessun tipo. Però è stata una palestra eccezionale, che forse mille corsi che uno può fare, quell'esperienza sul campo lì, di quel qui e ora, sarebbe difficile difficile da ipotizzare e da realizzare. E poi è successa una cosa bellissima, perché Stefano Andrini, un altro, a proposito di questo, quindi noi debuttammo, vado per gradi, se può ancora due minuti, certo. Noi debuttammo al Teatro Odeon nel 2017 davanti a 498 persone, e quindi essere lì, quindi altro che la responsabilità, insomma, in epoche dove si poteva... Non si scherzava, perché è un esame attento anche di chi è davvero a teatro, ci va e si aspetta una storia, certo, che sia vera e che sia appassionata e condivisibile col vicino, che dice, ma che stiamo vedendo qua? Quindi fu un successo clamoroso, devo dire, per quello che poteva essere di clamoroso uno che arrivava a aver scritto un libro che non aveva mai fatto, quasi, aver scritto una commedia che non aveva neanche mai partecipato a un gruppo teatrale. Questo anche ha innescato in me, cioè, diciamo, dei meccanismi per i quali è vero che qualcosa potevo avere dentro, ma la passione innanzitutto, ma anche poi il mettersi a disposizione e andare veramente a inchiodare due assi per fare una macchina, che avevo bisogno di una macchina d'epoca, e ricrearla e far sì che poi alla fine potesse essere credibile quel rullo con quei due cagliolini che tiravo in scena, perché era così e andò così. Quindi dopo noi l'abbiamo replicata, andata in scena tre volte, quindi però con un grande, diciamo, dispendio di energia, di mezzi, di uomini, che quelle volte erano una trentina di persone alla fine. Quindi dirigere, no? Chi era già attore, chi era già, aveva già fatto cose, quindi si sono dovuti fidare di me, che ma fai così, ma io no, magari. E io ho imparato anche come si sta sul palco, come si dirige qualcuno, come ho l'idea mia di rappresentare qualcosa che non sia banale, ma che incuriosisca, che può far sì che qualcun altro dica, oh, ho visto un affare, là, buona, l'ha fatto uno, mi è piaciuto. E anche quel passaparola lì ha funzionato, tant'è che uno con il quale sono entrato in contatto dopo, che si chiama Stefano Andrini, mio caro, che siamo diventati cari amici, scrittore, giornalista, insomma, carriera, era presente in questo viaggio a San Francisco, perché presentavamo il suo libro, I segreti della cucina Emiliano Romagnoli. Io ero andato a San Francisco per presentare il suo libro insieme a lui, un meraviglioso. E lui, tornati a casa, mi disse, ma scusi un attimo, ma in quel caffè famoso che ci prendiamo io, lui disse, ma io, cioè, come hai fatto tu da quel libro là a poi mandarmi in scena, metterlo in scena? E io gli risposi che non lo so, lui mi disse, perché io ho scritto delle cose tratte da quel libro che ho fatto e lo vorrei portare in scena, mi dai una mano? Dico, sì, io posso darti una mano. E lui aveva già scritto delle cose, quindi guarda, io, lui mi disse, hai facoltà, dici, mi piace qualcosa, di
di rivoluzionarlo, di metterlo. E andò, anche lì andò così, mi lasciò carta bianca, io riscrissi tutto a partire dal titolo, che non si chiamava più I segreti della cucina emiliano romagnola, ma La divina cucina, che abbiamo portato in scena 18 volte, tra Bologna e provincia, nei teatri, siamo andati perfino dentro dei ristoranti, ed era il racconto emozionale dei piatti nostri, tipici, il tagliatelle, il tortellino, la ciambella memorabile, il tortellino sognato, il mestolo del destino, tutti racconti, scherzi, con attori, diciamo, frammenti, nel contesto di una divina cucina, perché il più grande cuoco è Dio, gli ingredienti li ha messi lui, no? Quindi giocavamo un po' sull'ironia, quindi nei 10 comandamenti non avrai altro cuoco all'infuori di me. Quindi ricordati di santificare il cameriere e la spugnina, ricordati di mangiare sempre. Quindi avevamo proprio i 10, devo dire, anche lì l'ironia, la mia, diciamo, leggerezza, insomma il mio poco anche prendermi sul serio, ha fatto sì che questo, insieme nato ovviamente a questa idea di Stefano, potesse essere visto da tantissime persone. Ancora adesso abbiamo la tele doc, ma guarda che ci hanno visto più di 2000 persone nei vari tour, insomma, e questo mi ha detto, ma caspita, ma perché io non scrivo commedie teatrali? e allora parallelamente a questo, di scrivere libri, mi mantengo attivo anche su quel fronte lì. E devo dire che tutti a letto, tutti addormentati. Abbiamo tempo? Che ore sono? Che ore sono? 8:15. Okay. Le 8:15. Okay. Tra un po' devo chiudere un canale, ma l'altro lo possiamo lasciare aperto. Dicendo questo, che qual era, a proposito di terreni che io mi potevo spingere, perché questo mi incuriosisce, andare dove io non so nulla. Quello vero, non posso fare un'operazione al cervello, però in questi campi qua mi piace indagare ciò che non conosco, che non so fare, perché a me metto alla prova come era stato scritto una commedia teatrale e i libri stessi. Certo. Quindi ho ideato questi laboratori teatrali, anche lì, hai mai fatto un laboratorio? No, perché no, uno si imposta, fai le cose, la dizione, per 12 lettere, non potrei insegnarti la Z, la S, le C, le cose. Però che cosa posso fare, sempre grazie alla scrittura? Fornirti un copione, banale, semplice, non lo so, ma è come un vestito, che ti cucio addosso e che tu ti porti in giro sul palco, ovviamente, e che rappresenti alla fine di questo percorso che fai, tu e tutti gli altri. Quindi questo è quella veridicità nella finzione del personaggio, che diventi, non so, il principe, non so quale, o la principessa, ma mi ha permesso anche lì di esplorare terreni molto interessanti, tant'è che sono nati poi due spettacoli, guarda caso, finalizzati proprio ad andare in scena, perché uno degli obiettivi era far vedere poi alla fine quello che è venuto fuori. Uno si intitola I pazzi dicono sempre la verità, e chi è fuori fuori, chi è dentro dentro. Sono due commedie nate da questi due laboratori che ho portato in scena con grande dignità e anche con grande divertimento soprattutto. Quindi questo mi è piaciuto, adesso non so dove andrò a finire, però... E intanto sei qua, nel intanto film. Sono qui nel qui ora, se non mi arrestano, non ho scritto cose, non sono contro i polizi, non sei tu l'arrestato. No, non sono io l'arrestato in questo caso. Però mi ha fatto piacere questa domanda, perché mi ha permesso di raccontare una parte di me, un'altra parte di me che si esprime. Un po' quell'altra libertà che mi hai detto tu, quindi un altro modo di essere liberi, fondamentalmente. Ho finito. No, se qualcun altro vuole. Certo, assolutamente. Allora, premesso che io il tuo libro non l'ho letto e sono molto incuriosita, però voi avete aperto, insomma, questo dibattito su Roma. Io sono romana, però per me Roma è imperfetta, per me Bologna è perfetta, se no non sarei qui. Brava. Quindi quello che io chiedo, però, da esterna, cioè da una persona che comunque non ha mai, non ha ancora letto il tuo libro, però già che la citi, deduco che comunque qualche emozione, sensazione questa città te l'abbia lasciata. Assolutamente. Ma sensazioni positive o negative? Cioè la consideri imperfetta? Positive, la considero molto romantica.
l'ho considerata molto romantica. Se Bologna è perfetta, un aggettivo è romantica, per, non solo per il libro, ma quello che ho cercato io di dare a Roma, in quanto c'era. Si può rappresentare. Però l'hai considerata imperfetta in qualche modo? L'ho considerata, diciamo che lì non mi sono posto l'idea che fosse, diciamo, non ne avevo bisogno, devo dire di no. Cioè, quel romanticismo lì che è permeata Roma vale già per considerarla una piccola perfezione di suo. Poi con tutto quello che non funziona, ma non, lì non è chiaro che non mi interessava raccontare le buche o adesso... No, magari fosse solo quello! Banali, no, adesso banalizzo, purtroppo. Perché pensi Roma, le buche, no? Perché ragioniamo per ragioniamo i segnali, ragioniamo per stereotipi, no? Spesso diciamo Roma, buche, Bologna, Roma, le tagliatelle, le cose... No, l'ho considerata romantica, questo sì, questo mi ha permesso... nel romanticismo di quel lui, perché questo possiamo svelare, che i due personaggi, due dei cinque personaggi, io non volevo nominarli, non volevo mai nominarli, era un'altra sfida, non nomino mai personaggi, cioè scrivo di due persone, un uomo e una donna, senza dire come si chiamano, perché? Perché il nome etichetta, cioè il nome tu ti chiami in quel modo lì, tu sei, quindi... Non volevo che sfuggissero anche al nome. Dici perché? Boh, mi piaceva. Ce l'ho fatta con lui, non ce l'ho fatta con lei. Questo ha vinto lei. Lei è di Roma, lei è Samantha, si chiama. E alla fine devo dire, con lui ce l'ho fatta fino a un certo punto a non chiamarlo mai. Lei ho dovuto chiamarla subito, subito Samantha. Si capirà perché leggendolo, però perché quel romanticismo lì? Quindi non puoi non identificare una persona, in quel caso se la reputi così romantica, le devi dare un nome, la devi connotare, perché ti aiuta nel chiamarti, nell'evocarti il nome. Allora diciamo, il pronome lei sarebbe stato troppo anche, non solo irrispettoso, ma anche poco costruttivo per la storia. Quindi avevo bisogno che lei fosse chiamata. Quindi, però volevo all'inizio una sfida, non chiamo mai perché non ce l'ho fatta. Ho perso. Okay. Vabbè, insomma, però romantica, ecco, devo dire, delle tre la peggiore è San Francisco. Imperfetta. Delle tre la peggiore è San Francisco. Perché? Ma non perché è la più imperfetta. Poi chiudo dicendo una cosa che devo dire, nel senso che perché San Francisco? Magari qualcuno è stato a San Francisco e tu sei stato a San Francisco. Quindi avrai notato che San Francisco è una città, perché è imperfetta? Perché è fortemente contraddittoria. Quindi è una città, tutte le città lo sono, però San Francisco in particolare, perché? Ve lo spiego subito, brevemente. È una città americana ma che può sembrare europea. È una città di mare ma che ha delle colline. È una città enorme ma che puoi camminare, cioè, cavolo, quando arrivi, è una città con le boutique più belle, fashion, e poi c'è, giri l'angolo, c'è una distesa di homeless che dura, cioè che va per centinaia di metri. E allora è la città più imperfetta, non l'ho amata subito, perché quella roba lì, cavolo, quando mi ricapita. Ecco perché... E racconto questo piccolo, quando tornai con quelle due parole, imperfezione e libertà, scrissi un piccolissimo racconto, guarda caso senza titolo, non volevo dare un titolo, sugli homeless, su quelle persone che sono distese, noi qua sì li vediamo, ce n'è uno, c'è quell'altro, ma là non è così, signori, è una via, per chiamarle via poi è riduttivo, una distesa enorme di queste persone abbandonate che... Beh, le domande lì vengono, cioè, ma cavolo, che mondo, dove siamo? E poi giri l'angolo e c'è il fashion, la boutique, il lusso più sfrenato, e quindi questa è l'imperfezione, è la grande contraddizione. E quindi questa è delle tre la città sicuramente che io ho voluto anche, qua ci ho fatto un po' gioco, nel senso volevo che questo terreno fosse fortemente contraddittorio per poi raccontare quella storia. Che ci racconto sopra, ecco perché questo volevo raccontare.
Grazie Andrea, grazie per essere qui.